La seduta è aperta. <coughs> Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 12 aprile 2016, Presidenza Giacchetti Boldrini. La seduta comincia alle 10.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'11 aprile 2016. Il Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interrogazioni alle quali rispondono il Sottosegretario Cassano, il Vice Ministro Giro e il Sottosegretario Rughetti. Intervengono i deputati Simonetti, Ferrara, Zampa e De Lorenzis. La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 15.05. La Presidente dà ulteriormente conto delle missioni e passa al seguito della discussione del disegno di legge costituzionale numero 2613, di avverte altresì che, trattandosi di seconda deliberazione su un disegno di legge costituzionale, si procederà direttamente alla votazione finale. Intervengono quindi per dichiarazione di voto finale i deputati Mucci, Matteo Bragantini, Locatelli, Bueno, Planger, Abrignani, Andrea Maestri, Segoni, Capezzone, Palese, La Russa, Gigli, Invernizzi, Mazziotti di Celso, Adornato, Torre, Brunetta, Toninelli. Rosato, Lauricella, Galgano e Roccella. La Camera con votazione finale elettronica approva in seconda deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti il disegno di legge costituzionale numero 2613 di la Presidente Comunica, con modifica della, nella, una modifica nella composizione dell'ufficio di Presidenza del gruppo parlamentare misto. La seduta termina alle 17.55 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 13 aprile 2016 con inizio alle 15.00. Se non vi sono obiezioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfredi, Artini, Baretta, Bindi, Catania, Causin, Censore, Cicchitto, Damiano, Demenec, Epifani, Farone, Garavini, Gentiloni, Silveri, Lamarca, Manciulli, Mazziotti Di Celso, Meta, Molea, Morassutto e Piccoli Nardelli, Rossomando, Ciulian, Sereni e Valenti sono in missione a decorre della seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 119, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato a, a resoconto della seduta odierna. Reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3.1906 dell'onorevole Lo Sacco, concernente iniziative volte a contrastare il fenomeno del bullismo alla luce di un grave episodio occorso nel mese di dicembre 2015 presso l'istituto scolastico Armando Perotti di Bari. Il sottosegretario per